I'm full. Sono carico. L'ambiente in cui scatteremo tra poco, il The Bell, è un hotel molto carino esteticamente, ma è completamente finto, è ricostruito, e quindi io voglio realizzare delle immagini che siano finte, irreali. Perfetto, ok, dammi pure, te li tengo io, perché ti faccio salire in piedi sul tavolo. Si percepisce però poco con questo obiettivo? Sì, 50. 50. Spettacolo, spettacolo. Bellissima anche queste linee, guarda che è una figura geometrica. Ok, via, andate. Tieni il vestito in mano così come stai facendo, bravissima. Metti qua, promessa. Sai che non è male. Qui davvero ce l'abbiamo messa tutta. Ora si va in spiaggia. Un solo corpo Mar 2, 24. Il 16:35 e flash. Tu le tieni la giacca, la stai accompagnando, ti prendi cura di lei. Ah, qui non c'è problemi di sfondo, mai. Puoi avere qua dietro qualunque cosa. Quello che vorrei adesso è cercare di non avere la linea dell'orizzonte. Cioè, io vi sto ambientando questa scena senza riferimenti mai, sembra un paesaggio lunare. Tendenzialmente comunque un'atmosfera senza riferimenti, con il cielo che così si fonde con la linea del mare, quindi un'atmosfera eterea, un paesaggio quasi lunare, è andata, ora si va all'e-suite. Buon lavoro per dopo, mi raccomando, siate di pietra e non concedete niente, basta, basta disponibilità, ne avete già data troppa. Quindi ci accendiamo le luci, dammi il 16:35 e poi passiamo al tele e cominciamo ad avvicinarci. Come dei manichini. No, ma completamente senza anima. Struttura
futuristica. Finestre che proseguono sul soffitto. Con una giornata come oggi molto nuvolosa crea una gabbia di luce particolare. Ho cercato di utilizzare un'atmosfera molto tenue, esclusivamente posata, anche per staccare veramente i tre servizi. Sul primo ho lavorato sulla follia, al secondo un po' sulla dinamicità, quindi sui loro movimenti e sensazioni e sentimenti, invece loro freddi come l'ambiente che li sta ospitando.